Incontriamo Marco Tardas qui a Piazza Navona e gli chiediamo qual è stato il primo incontro con Marco Pannella, Marco Tardas, che possiamo ascoltare il sabato condurre Stampa Regime su Radio Radicale. Era il 1972, qualche anno fa, io ero un giovane liberale e c'era un convegno della gioventù liberale. Pannella, che come sappiamo era di tradizione liberale, e frequentava tutti questi incontri dei giovani dei partiti laici. E venne, fece uno splendido intervento e poi cominciamo a parlare. Allora erano tempi di politica piuttosto paludata, a dire la verità. Noi facevo parte di una minoranza di sinistra liberale antimalagodiana e quindi Pannella si era interessato anche al mio intervento. Cominciamo a parlare in modo molto semplice, senza che facesse cadere nulla dall'alto, anche se già allora Pannella era una personalità di rilievo in Italia, aveva fatto la campagna per la legge sul divorzio in Parlamento, nelle strade, sui giornali, era comunque presente, e fu un incontro in cui ci scambiamo delle opinioni. Quando io uscii dalla gioventù liberale, perché appunto ero troppo radicaleggiante, diciamo, fu naturale rivolgermi al Partito Radicale, chiamare Pannella, con cui avevo mantenuto un contatto epistolare, e da allora abbiamo cominciato a lavorare insieme. Marco Tardas viene ricordato anche per un grande impegno, diciamo, sul filone liberale, senz'altro libertario antiproibizionista, che è una, diciamo, delle eredità, se così possiamo dire, pannelliane, radicali. Ecco, oggi questo argomento, questa tematica, che un po' peraltro non a caso un altro radicale, Benedetto Della Vedova, sta in qualche modo coagulando, sul quale sta coagulando dei consensi. Ecco, secondo lei il movimento radicale oggi, per come è strutturato, questa e altre battaglie, riuscirà a proporle a un'opinione pubblica che probabilmente dagli anni 70 è cambiata, una cittadinanza forse che è un po' più attenta a certe derive populiste? Naturalmente è molto difficile, perché il messaggio che viene trasmesso è quello populista del mettiamoli tutti in galera e chiudiamo e gettiamo la chiave. Però è vero anche che l'esperienza del proibizionismo è diventato sempre più evidentemente fallimentare, tant'è che perfino la Direzione Nazionale Antidroga ha preso posizione dicendo bisogna cambiare strategia in Italia e all'ONU. Quindi c'è una sensibilità maggiore oggi forse negli ambienti del potere piuttosto che nella cittadinanza, però io non sono così pessimista, credo che in Italia anche molta parte della popolazione che magari non ha voce attraverso i partiti che vanno per la maggiore in realtà si riconosca ancora nella ragionevolezza della proposta della legalizzazione, che significa semplicemente sottrarre al mercato criminale il traffico della droga e riportarlo nell'ambito di una legge, quindi regolamentarlo. Oggi le mafie sono in alcuni paesi, in particolare in Centro America, in Sud America, invincibili, e tutti se ne sono resi conto, anche l'ex presidente, l'ex segretario generale dell'ONU Pérez del Cuellar ha firmato un documento internazionale per la legalizzazione. C'è un grande scrittore e un propagandista della cultura liberale in America Latina come Vargas Llosa che sostiene questa tesi, l'Economist ha ricominciato a parlarne, insomma io credo che oggi si apra una possibilità che forse 20 anni fa non c'era, 15 anni fa non c'era, perché ci si rende conto che è troppo costoso in termini di repressione in cambio di nulla. Aumenta il potere delle mafie e lo Stato, che non ha tanti soldi da spendere più come in passato, e lo Stato si impoverisce sempre di più. Quindi guardo con un certo ottimismo, ecco, quello che può essere l'evoluzione anche di un progetto come quello della Vedova, che porta in Parlamento a proposte legge per la legalizzazione delle droghe leggere. Allora, un'ultima domanda in chiusura.
su quella che è stata, secondo me, una delle più importanti eredità in qualche modo che Marco ci ha lasciato, un'eredità di grande spessore culturale e storico che è Radio Radicale. Ecco, entrando adesso in quella radio a fare la rassegna stampa, pensare che Marco Pannella non c'è più, ecco, le fa pensare qualcosa? Le fa pensare che per esempio potrebbe essere in pericolo quella grande fucina che è stata di dibattito veramente a 360 gradi che è Radio Radicale? No, sui contenuti non ho nessun dubbio, perché è chiaro che la formazione di tutti coloro che lavorano in radio è quella e quindi non può cambiare, ma è la formazione liberale che non vede mai gli avversari come nemici e quindi, non considerandoli nemici, dà loro parola per avviare il dialogo, quindi Radio Radicale si fonda su questo principio e certamente non si modificherà. Naturalmente la ripercussione della scomparsa di Pannella può essere forte nei rapporti con lo Stato, perché Radio Radicale riesce a mantenersi viva perché riesce a vincere appalti e convenzioni con la Presidenza del Consiglio, in virtù proprio di questo suo essere aperto a tutti, di registrare e trasmettere non soltanto il Parlamento ma anche i grandi eventi politici oppure tutti i processi più importanti che ci sono nelle aule di questo paese. E sarebbe veramente un suicidio della cultura italiana, non soltanto politica, consentire che Radio Radicale si spegnesse. Mi auguro che questo davvero non sia un pericolo prossimo venturo. Ringraziamo Marco Taradas e a tutti i radicali, appuntamento con Stampa Regime.